Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi voglio parlare con voi dei film horror che sono usciti in un video che mi sono arrivati. Allora, partiamo da Midnight Factory, che è uscita questo mese con The Midnight Man. Allora, io devo ancora vederli tutti questi, c'ho una montagna di roba da vedere. Vabbè, questo qua, allora, solo perché dentro c'è Robert Englund è da avere, poi non mi interessa se è bello o se è brutto. Spero sia bello, però c'è Roberto, ragazzi, cioè, non vedo l'ora di vederlo. Praticamente la trama è questa, che c'è questa Alex, che è un'orfana, che si prende cura della nonna, che l'ha cresciuta dopo il suicidio della madre e ora è affetta da demenza senile, come succede a buona parte dei vecchietti. Una sera, dopo aver messo nonna alla nonna, la ragazza invita un suo amico. Insieme trovano in soffitta per caso una scatola con all'interno un misterioso gioco, a cui decidono di partecipare, ma non credo sia Jumanji, evocando così una misteriosa creatura chiamata l'uomo di mezzanotte. Beh sì, è il classico uomo nero, insomma, il boogeyman. Vabbè, quindi questo è l'uscito per Midnight Factory. Poi c'è questo qua, ne ho già parlato qualche volta, forse ne ho già parlato. Bloody Disgusting lo definisce uno dei film più spaventosi di sempre. Insomma, c'è una donna incinta, una tizia che è ossessionata dal bambino che questa donna tiene nel grembo. Io non l'ho visto, lo vedrò, ma ho paura che finirà proprio... Vabbè, non so. Così è. Allora, qua io ho un film che non è horror. Vediamo un attimo su IMDb cosa ne dice. Infatti non è horror. Però, adesso, se non sbaglio, io ho visto un trailer abbastanza violento. Quindi è un film action adventure comedy, insomma un po' strano, che però io voglio comunque vedere perché è ricco di citazioni. Si vede che chi l'ha fatto è un amante degli anni 80, eccetera, e poi ho visto delle scene abbastanza splatter e quindi io per ora lo credo che sia un po' horror. Andrò a vederlo, spero che le scene splatter siano tante. Mamma, che rottura! Il film è Turbo Kids, una plateale celebrazione degli anni 80. Insomma, è una roba un po' strana, veramente strano sto film, lo voglio vedere. Poi, Insidious sull'ultima chiave. Questo è il quarto capitolo di Insidious. Abbiamo pubblicato una clip esclusiva dove si vedono le interviste un po' alle attrici di questo film. Stai registrando, figlio di... Abbiamo appena pubblicato la recensione scritta da Valentina Fioresi. Andatela a leggere. Poi, anche di questo stiamo scrivendo la recensione. Tremors, A Cold Day in Hell. Un freddo giorno all'inferno. Che dire di Tremors? Due cose. Ci sono una serie di capitoli osceni. Questa è una serie che poi dopo è stata maltrattata. Io spero tanto che questo qua sia uno di quei film che fa risalire l'entusiasmo per questa serie, perché a me Tremors è sempre piaciuto. Purtroppo recentemente è anche arrivata la notizia che la famosa serie TV che doveva essere prodotta, dove tra l'altro c'è anche Kevin Bacon, attore che è stato protagonista nel primo film, la serie è stata praticamente chiusa perché l'episodio pilota in una proiezione test è andato malissimo. Cioè ragazzi, se esce così tanta roba schifosa in giro, che se un episodio pilota fa talmente schifo che neanche esce, io non voglio mai, forse lo vorrei per metterlo nella mia collezione da qualche parte, perché c'è tipo nella zona trauma video e film trash. Se è così brutto, cioè se è così brutto ha un valore secondo me. L'ultimo film che mi è arrivato è Shandas River. Questo qua è un regista dei nostri, è italiano, si chiama Marco Rosson ed è un film fatto a bassissimo budget che però, girando per i vari festival, ha ottenuto un grande riscontro. E infatti, adesso, è stato pubblicato in Blu-ray da Cinemuseum e verrà distribuito, penso, anche negli Stati Uniti più avanti. E anche questo è una figata. Ringrazio Marco Rosson di avermelo mandato insieme a, tra l'altro... A parte che dentro è fatto bene questo DVD perché c'è un bel librettino. Poi, vabbè, nel mio caso, non so se... Se c'è per tutti, mi ha anche mandato l'autografo.
Così se diventa famoso come Peter Jackson, mi varrà un sacco di soldi e potrò comprarmi una Lamborghini. Tutta sportiva di Armani, caricano la Glock Mini, 200 all'ora in Mosca. Poi dentro c'è anche il CD della colonna sonora Triorn del gruppo Triorn. Fantastico, figata. Ovviamente è un film a basso budget. A volte quando uno ha pochi soldi poi fa le cose migliori. Questi sono i film che mi sono arrivati. Scrivetemi nei commenti se li avete visti, se vi sono piaciuti, se volete informazioni su questi film, soprattutto su questo qua italiano, perché noi ci teniamo a sostenere il cinema horror italiano. Tutti i film italiani horror cerchiamo di spingere un po' di più, perché tanto quelli americani non hanno bisogno di spinte. Se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao.